Il 10 agosto è tornato in grande il Jazz a Crotone, Sporting Club Giorgio Manzulli, unica tappa del Peperoncino Jazz Festival. Due musicisti straordinari, Vince Abbracciante alla fisarmonica e Giovanni De Sossi al contrabbasso. I due musicisti si sono cimentati in un repertorio dagli ampi confini, dal jazz alla musica brasiliana, passando per qualche brano originale. La caratteristica che accomuna Vince e Giovanni è l'abilità di ascoltarsi l'un l'altro nella ricerca di un discorso musicale che fonda le proprie radici dall'improvvisazione con l'obiettivo segreto comune di emozionare emozionandosi. Un viaggio dunque nella musica proposto ancora una volta da Enzo Colosimo e Paolo Cerrelli con due grandi artisti, Vince Abbracciante, fisarmonica, organo e piano e la stella nascente della fisarmonica in Italia, dotato di una tecnica notevole, un senso profondo del blues e dello swing. Padroneggia la fisarmonica come poco che suona con talento qualsiasi genere musicale. Di lui Richard Galliano ha detto: chi più mi ha mai impressionato è un giovane proprio italiano originario della Puglia che si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha imbaraccato, anche in una storia mi ha commosso. Lui nasce a Ostuni nell'83, all'età di 8 anni intraprende gli studi musicali con il padre Franco e con Senese. Ha studiato frequentando masterclass con Franco D'Andrea, Bruno Tommaso, Richard Galliano. Si è diplomato poi in musica jazz presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli sotto la guida di Gianni Lenoci e si è laureato in fisarmonica classica con lode e menzione speciale al Conservatorio di Matera con Gianvito Tannoia. Il suo desiderio di comunicare agli altri tale passione lo ha portato a contatto con importanti musicisti nell'ambito jazzistico e a promuovere anche nelle costituzioni associazioni Blue Train, di cui è direttore artistico nella produzione del Festival di Musica e Arte Alternativa Utopia, tuttora attivo. Dal 96 incontra il pianista Tony Castellano, recentemente scomparso, con il quale instaura un'intensa collaborazione musicale e una profonda amicizia. Una serata all'insegna veramente della musica, come pochi veramente riescono a mostrare. Tanta la gente, tanta la partecipazione, ma soprattutto anche momenti di tanta emozione.